Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash ed oggi siamo tornati su The Binding of Isaac Afterbirth Plus. Fatemi controllare una cosa, no, ok, non c'è nessuna mod attiva, quindi possiamo partire tranquillamente. Abbiamo nell'episodio precedente sbloccato The Lost, wow, avremo molto da fare con lui. E forse non è anche il caso, essendo che non parte ancora con Holy Mantle e non è una buona idea. Quindi direi di fare una Gridier con Eevee. Subito il seed, ovviamente KFCP S2B8. E il primo oggetto è Jesus Juice. Ok, vediamo un po' cosa abbiamo anche qui dentro. Abbiamo un White Coat Hanger, non è niente male come oggetto. Ok, allora direi di entrare qui dentro per vedere cosa c'è qui. Fortunatamente niente di fantastico, però otteniamo l'effetto di War of Babylon, che ci aumenta velocità e danno. Ci servirà decisamente se vogliamo fare soprattutto tutte le ondate insieme senza problemi. Riusciamo anche a shottare. Attenzione, come ho detto, non riusciamo a shottare. Forse erano le mosche prima che ci aiutavano. Vabbè, comunque. Finalmente uno dei primi video dopo tanto tempo dove riesco a farlo alle piene energie. Yeah! Finalmente sono riuscito a riposarmi un po'. No, ovviamente sto scherzando. Anzi, oggi ho anche avuto un tema. Ah, mi sono dimenticato di dire una cosa importantissima. Me l'ha chiesto un mio amico e ora lo dirò immediatamente. Banane. Ok, ora possiamo proseguire. Ok, sì. Quindi con Eevee dobbiamo fare Ultra Gridier. La tecnica per usare Eevee: togliersi tutti gli Spirit Heart e rimanere nello stato di War of Babylon. Sarebbe l'idea migliore, sarebbe l'ideale. Noi stiamo attenti ovviamente, perché non voglio subire ulteriori danni, perché potrebbero essere deleteri. Attenzione, che lì c'è anche un champion. Non fare più queste cose che sono molto pericolose. Colpo, esatto, ok, non puoi rigenerarti. Abbiamo tante talpe brutte, tanti diglet, come si suol dire. Attenzione, perfetto, abbiamo ucciso tutti i quei tizi che spawnano mosche. Dai, fatemi fare una piccola controllata qui. Se riesco mi prendo White Contanger, perché mi sembra la migliore. Lost Contact non lo prendo immediatamente, quindi vai. Ok, allora, boss fight alquanto facile, basta solamente stare attenti e non farci colpire mai. Larry Junior non possiamo dire che sia un problema. Speriamo di non combattere Mega Fetti, perché è possibile in Gridier combattere Mega Fetti all'inizio. No, ok, i Gurglings bomba. Ok, va bene, questi qui quando corrono lasciano dietro delle bombe. Potrebbero, se riusciamo a posizionarle bene, ad esempio Agrami, forse. Perché vorrei anche cercare di distruggere i pot. Ok, forse uno lo riesco a distruggere con dentro un bel niente, però vabbè, almeno ci ho provato. Premio all'impegno. Ok, ha distrutto tutto tranne il vaso. Ehi, signore, 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 bravissimo. Ora vieni qui. Bravo. Complimenti. Ok, niente nei vasi. Vabbè, almeno dovevo provare. Ok, quindi abbiamo 19. Perfetto, quindi ci prendiamo White Contanger. Cube of Meat non lo riusciremo a prendere, però non è un problema perché, beh, per il momento siamo abbastanza forti. E Lost Contact non l'avrei preso se non ci fosse stato almeno un Tears Up, perché sennò sarebbe stato molto fastidioso. Allora, non mi ricordo nemmeno se l'ho sbloccato, ovvero Eevee Mascara, però meglio non prenderlo mai, soprattutto con Lost Contact, perché sennò non riusciremo praticamente più a mandare un colpo addosso al nemico, perché si autodistruggerebbero le lacrime, a meno che non troviamo Piercing Shot. Trovando Piercing Shot sarei molto più felice.
di avere Lost Contact. E inoltre ci tornerà anche molto utile. Non so come però si comporti contro Ultra Gridiar, soprattutto con i suoi colpi esplosivi. Allora qua cosa abbiamo? Entrambi gli oggetti sono molto buoni, però ne posso scegliere solo uno. Facciamo, proviamo con Guppy. Attenzione ovviamente. Allora vieni un attimo qui, amico. Avvicinati, avvicinati. Perfetto, abbiamo aperto, abbiamo trovato una chest con una pillola. Sei buona? Full health. Almeno buona a sapersi, no? Ok, allora qui siamo nelle caverne. Moldy Bread. Ci sta. Perdiamo un attimo la nostra trasformazione in War of Babylon, ma la recupereremo praticamente immediatamente. Ok, una monetina. Sarebbe bella una monetina. Una. Solo una. Non neanche una. Vediamo qui dentro. Interessante. Allora qua facciamo così. Spostiamolo qui fuori. Così possiamo fare una cosa del genere. Prendi il cuore rosso, così ritorniamo in full vita. Andiamo qui. Usalo una volta, così otteniamo anche il boost di danno da parte di dell'altro coso che ora non mi viene in mente il nome. E partiamo. Esplodi per favore, grazie. Ok, ora siamo molto forti, decisamente. Spero che Lost Contact ci aiuti, ma dovrebbe, perché riuscirà a bloccarci le lacrime. Sarebbe bello tipo avere un brimstone. Dovrebbe funzionare, se non sbaglio. Non mi ricordo più, però dovrebbe funzionare. Ok. Ancora tu. Ciao. Bombe. Lol. Ok. Ultima ondata di ragni da muro. Non so come si chiamano, wall spider, non lo so. Suppongo di sì, però comunque andiamo a prenderci la nostra amica chiave. E vediamo cosa c'è qui dentro. Infami, ci sta. Mi sarei aspettato un qualcosa di più forte, però va bene lo stesso. Niente di che. Cube of Meat non lo voglio, nemmeno l'altro. Ok, combattiamo contro la versione Champion di Little Horn, quello che spara un sacco di palle, palle di fumo. E poi dovremo combattere contro... Ok, Hal... Ah, brutto danno, orribile. Sistemerei prima i Hallow, perché sono i più facili da uccidere, ovviamente, sempre se non si intromettano più di tanto le palle di fumo, perché sono molto fastidiose. Non mi interessa, non voglio fare gli aggiornamenti Windows, grazie mille. Maledetto Windows, attenzione. Potresti anche meno rompere e più fammi concentrare, grazie, grazie Windows. È necessario aggiornare il sistema? No, grazie, non voglio aggiornare il sistema. Ma è gratis? Ma non lo voglio, grazie. Lati negativi di Windows. Ok. Ok, quindi possiamo stare qui tranquilli, non dovremo farci colpire. Grazie a Lost Contact. Ovviamente sempre se non ci dà, non ci dia fastidio il ragno, ma a quanto pare non ci dà fastidio. E ora lo uccidiamo tranquillamente. Qua abbiamo... avremo Tarot Clot e Rotten Baby. Forse. Allora, intanto. Niente. Allora prenderei Rotten Baby. Tarot Clot non lo prendo. E andiamo. Ok. Prossimo piano. E per il momento siamo messi abbastanza bene. Questo video non mi è mai piaciuto. Allora. Magic Scab lo prenderei volentieri. Qui dentro abbiamo Torn Photo. Prenderei volentieri Torn Photo più una chiave. Ok, ora abbiamo raggiunto il cap. Questo mi piace un casino. Lead Pencil.
quello che mi spara il colpo monstro di Monster Slang. Ottimo. Allora, potrei utilizzare l'effetto di War of Babylon, perché so che ho ottenuto uno di HP, quindi mi ottengo un piccolo buff, che è piccolo più di tanto non è, quindi molto buono. Adoro Lost Contact quando funziona, ovviamente, perché quando non funziona è tipo una delle peggiori cose. La matita mi piace un sacco come oggetto. Non avrei mai immaginato che un oggetto del genere potesse esistere. Tanto per esistere. Tipo soy milk più quello sarebbe fantastico, attenzione. Ok, siamo già il boss, accidenti. Ah, i boss, anzi. E sono un Larry Junior veloce. Molto veloce. Ok, però dovremmo sistemarlo in men che non si dica. Perfetto. Prossimo è Loki con 2 i, scommetto. Ok, dove sei? Non scappare dal fato. Perfetto. Oh, cosa abbiamo? Car battery e un HP up. Niente di che. Quindi possiamo combattere chi? Due Gurdi Junior, che mi sa che mi lasciano solo e basta, vero? No, spawnano anche cose. Ok, bello, non puoi passare. Mi piace questo. Dai, avanti, aggrami. Tanto non puoi passare, lol. Sei troppo grasso. Però sei molto veloce. Grasso ma veloce. Sembra un'utopia. Due chest rosse con Spirit Heart. Questi li prendo volentieri. Questo sei uno speed down e un power pill. Ok, un po' triste per quello speed down, però non è la fine del mondo. Ok, vai. Vediamo qui cosa c'è. Box, quindi una chiave gratis, più un trinket gratis, e una carta gratis, e un explosive diarrhea gratis. Safety cap non dovrebbe praticamente funzionare. Celtic cross non è così buono come oggetto. E una chiave la spenderei volentieri per vedere che cosa c'è qui dentro. Niente di che. Peccato. Allora, non abbiamo nemmeno più bombe, quindi nemmeno le mi metterei a usarle. Qua non c'è niente di che, sfortunatamente. Ok, vai. Bello l'invincibilità, mi piace. Così posso anche correre addosso ai nemici per un breve periodo di tempo. Quello lì era un double. Bella idea, master. Ok. Laser tizi. Quello era anche piccolo. Maledizione. Chi è che fa così tanto casino? Ah, ecco qui. Ok. Ma infami. Infami player of the game. Attenzione. Aiuto. Maledizione, sto perdendo fin troppa vita. Non mi piace questa idea e questa cosa in generale. E basta subire danno soprattutto contro i champion, perché se subisci danno contro i champion muori prima. Ok. Allora entriamo dentro la curse room. Belli tanti ragni, mi piacciono tanti ragni. Ok, allora qui farei che rirollare per vedere se c'è qualcosa di buono. Squeezy non lo vogliamo, Spelunker coso non lo vogliamo. Non vogliamo niente di questi, per niente.
No. Dammi avanti qualcosa di buono, per favore. Non è buono. Dai, avanti, qualcosa. Champion Belt. Fortuna. Davvero tanta. Proviamo. Sistervis e... Sono fottuto? Probabile. Potrei fare una cosa rischiosa. Schiaccio il bottone, rimani con mezzo cuore di vita e spera di non morire. Yes. 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 Baby. Oh, la cosa più fortunata che abbia mai fatto in tutta la mia vita. Perché perdiamo 3.11 di danno e un po' di velocità, però è meglio così. Ok, tu sei super resistente, non è vero? Carrion Queen rossa. E mi vedi molto bene, vedi molto bene a quanto pare. Lasciamole spawnare i cuori, per favore. Spawna quanti cuori vuoi. Non mi arrabbio se spawni i cuori, lo sai? Brava. Si vede benissimo questa Carrion Queen. Mi riesce ad aggrarre anche dall'altra parte della stanza. Anche se sono nell'altra parte della stanza. E il modo più facile per sconfiggerla è attaccare i cuori. È il modo più rapido. Ok, easy. Doppio bloat. Ho tipo una sorta di déjà vu. No, non coprirmi lo schermo. Sono fre... Ah, aiuto. Aiutatemi, sono nei guai, sono nei guai, sono nei guai. Vabbè, non coprirmi lo schermo. E sono morto. Grazie Fortune Teller per avermi coperto lo schermo. E rifacciamo. RIP Speedball. Non è esattamente quello che volevo. Un one up. Mi sarebbe servito nella partita precedente, ma non c'era il 1-up. Capita. Insomma. Quindi entriamo qui dentro. Vediamo cosa c'è. Curse, dai, no, grazie. Però la trasformazione in War of Babylon la voglio volentieri. Ok. Quindi, spera di ottenere più vita, decisamente. Era una partita veramente forte, però non avevamo vita a sufficienza per sopravvivere dopo tutte quelle ondate. Che qua corri, come se non hai mai corso prima. Ok, muori per favore. Dove sei? Eccoti qui. Ah, amico mio, muori. Ragni bisciottabili. Pensavo shottabili, non bisciottabili, però non è un problema. Bombe e altre bombe. Più per... Ok. Mi vuoi fare almeno partire, per favore? Sarebbe una cosa bella da parte tua farmi almeno partire. Ok, c'è una bomba in sconto? Non c'è una bomba in sconto, però non è un problema. Cosa sei? The World Zawarudo. Avanti, dammi qualcosa per favore. Little Horn, yes, e ancora yes. Ok, qua non possiamo permetterci ancora niente, ovviamente, però abbiamo ottenuto Little Horn. Little Horn è un fantastico oggetto. I colpi di scienza. Di scienza, attenzione a non, però non perderlo immediatamente. Non mi piace quello spawner. E non mi piace nemmeno questo tizio challenge, attenzione.
Deadbird, fai tutto tu, perché non voglio intromettermi con tutta questa faccenda di tizi brutti che vi vogliono uccidere. Yeah, guarda quanti sono. Quello lì recupera anche vite, sono morto di nuovo. Ok, tre partite. Una partita bella. Range up, yeah. Qui cosa abbiamo? Un altro Demon Judgment. Proviamo stavolta senza morire. Uno, due, tre, quattro. No. Petro, bello Petro, mi piace. Pillola. Ok. Avanti, dammi quello che voglio, per favore. Ovvero, non una pillola, sempre se un full health. È un health up, però non è un full health. Siamo con mezzo cuore. Yeah, aspettate. Cacchine, forse ci servono la vita. Non ci salvano la vita. Ok. Speriamo stavolta di non morire come dei nabbi. Questo non dovrebbe nemmeno contare, però siamo morti un'altra volta. Ho paura di vedere poi dopo la mia win streak, però abbiamo ottenuto un HP up molto buono. PJs. E lì c'è un altro Demon Judgment. Io voglio giocare con il Demon Judgment. 1, 2, 3, 4, 5. Mums, Bottle of Pills, Coin Purse, scusate. Tears Down, yes. X-Lax, Bombs are Key e Full Health. Full Health. Ok, quindi potrei entrare qui dentro. C'è un Lette, una Tinted Rock che non posso accedere. A cui non posso accedere. Quindi, festeggiamo le cacchine. Prendiamoci PJs. Subisci un cuore di danno, così attiviamo War of Babylon e partiamo finalmente, forse con una partita dove non moriamo. Sarebbe fantastico, non trovate? Chi è ancora in vita? Tu? Muori, non più, non sei più in vita, mi dispiace. Hai chiuso. Ok. Grande Deadbird. Cooperazione. Altro che co-op in Isaac. Deadbird is the new co-op. Ok. Perfetto. E guardate quante belle mosche che ci sono qua, che non mi colpiranno mai. Attenzione. Volevi fregarmi, Deadbird? Per chi lavori? Ammettilo. Avanti, su, dillo. Ok, stavolta non siamo morti. Guardate che novità. La novità del secolo. Prendi una chiave. Scapegoat. Potrei anche dire che sia un oggetto orribile. Per niente utile e comodo. Però lo prendo lo stesso. Allora, vediamo qui. Ok. Bravo, attacca coso. Bravo, bravo. Ho schiacciato il pulsante, non volevo. Non volevo schiacciare il pulsante perché non agricoso. Agracoso. Agra signor Popcorn. Mister Popcorn. Ecco come si chiamerà. Ok. Ciao. Baby. No, don't hurt me. What is love? Baby, don't hurt me. Ok, qui dobbiamo combattere Pin. No, Haunt, Fancy Haunt. Adoro Fancy Haunt. No, ma non è difficile. Ha poca vita. I suoi attacchi sono alquanto prevedibili. E è morto subito, bene. Due come cavolo si chiamano? Me lo dimentico sempre. Polycephalus, forse.
Ok, uno dovrebbe forse morire. Sì. Ok. Fatto con il diavolo. Di nuovo Guppy's Collar. Qui sopra abbiamo qualcosa? Nope. Allora scendiamo. Vai. Siamo ora in Caves, dove teniamo un range upgrade. Ancora uno e diventiamo Yes Mother. Anche se ci frega ben poco. Una chiave in sconto, ragazzi. Qua ci sono per caso anche bombe? Ci sarebbe una bomba. Non lo so. Però so che questo Demon Judgment ci deve pagare e dare qualche cosa. Niente per il momento, però pagherà. Lo giurerò. Pagherà. Comunque abbiamo ottenuto Blood Clot, che è interessante. Però mi sarei aspettato un qualcosa di più buono. Dammi l'ultimo mezzo cuore e vediamo se riusciamo a ricavarne qualcosa. Tipo un buon oggetto. Un buon oggetto, esatto. Gimpy è un buonissimo oggetto. Ok. Vai. Sfortunatamente i mob challenge nella Gridiar non ti droppano i loro consumabili. Sarebbe stato un po' un peccato. Cosa? Tipo ha aumentato all'improvviso la velocità o sbaglio? No, sarà stata un'impressione. Sto subendo forse un po' troppo danno. Ok, buongiorno tizio invisibile. Comunque il nostro ratio di fuoco è anche a 12 per colpa di quella pillola. E non è che siamo nella posizione migliore, in una posizione di vantaggio. Anche se morisse qualche mob sarei felice, molto felice, parecchio felice. Oppure lasciamo fare tutto a Deadbird. Potrebbe anche essere quella un'opzione. Allora il mezzo cuore lo posso prendere senza problemi. Senza problemi. Ok. Uccidiamo. Ciao mosca. Mi hai colpito non so come. GG. Abbiamo forse subito un po' troppi danni, Dal champion. Non osare fare così, gioco. Ok, allora stiamo attenti. Manca il coso. Dove sei? Ah, c'è un altro. Avanti, muori. Muori per piacere. Grazie. Allora, qui cosa facciamo? Allora, io proverei una bomba e una chiave. Sono curioso di sapere che cosa c'è in questa chest. Una carta che è Justice. Beh, sì. Si è pagata. Autopagata, insomma. A proposito, facciamo così. Il D6. Sì. Il D6. Ok. Vai con i boss. Non andare addosso ai boss, però. Perché questa è una cosa non molto intelligente da parte tua. Ok. Anche se la smetti di cagare, Larry Junior, sarei felice. Comunque aver subito danno contro Larry Junior non è che mi senta molto, come dire, felice nell'aver subito un danno del genere. Ehi, 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 signore. Signore, attaccate il signor Popcorn. Non attaccate me. Quanti ne hai, scusa? 4? What? Ah, forse uno era spawnato così a caso. Probabile. Perfetto. Ciao signore. Volevi. Ok. Sbaglio, ci ho ucciso il nostro amico Popcorn. Ci ho ucciso il nostro amico Popcorn. Signor Popcorn. Vabbè, tanto poi rispawnerà. Ok.
Vai subito con il patto con il diavolo, che due husk ci stanno, sono abbastanza easy, due husk. Forse, perché in questo momento mi stanno solamente facendo molto male. Ok, uno sistemato. Ci sono troppi ragni e mosche in giro. Ok, attento a non... Oh, cacchina cattiva. Perfetto. It's dead. Oh, c'è ancora tu. Ci sei ancora tu. Cos'hai da darmi? Un bel niente. Che bello, grazie, Satana. Vabbè, un range up, attenzione. È un luck up. Luck up. Reroll. Pausa. Zawarudo. Basta con queste citazioni. Il di 20, no, rimaniamo con il di 6. Ok, va bene. Forse, credo, suppongo. Vediamo se riusciamo a trovare. Ah, vero, molto utile, essendo che non possiamo nemmeno entrare perché non abbiamo bombe. Praticamente è quasi impossibile lo spawn delle bombe. Però vabbè, dettagli. Ok, abbiamo qui dunque una chiave con Mongo Baby. Mongo Baby non è ottimo, nemmeno questo. Per questo ci aiuta per la trasformazione in Yes Mother. Yes, e tu puoi essere rirollato in Book of Sin, che ci dà un cuore nero. Grazie mille. E tra poco ti rirollo. Ok. Dammi qualcosa. Non mi dà niente. Molto generoso da parte tua. Allora, qua cosa facciamo? Direi di donare un qualcosa in più. Dammi qualcosa di buono. Questa carta è un 2 di cuori. Ok. Missing page 2. È quanto orribile come oggetto. Però va bene lo stesso. Allora, partirei. Spero di non trovare nemici troppo fastidiosi, come ad esempio questo qui, che ho appena incontrato, ed è molto antipatico. Vediamo di usare anche il nostro coltello di Mom's Knife contro i nemici per infliggere un bel po' di danni. Ok, ovviamente fare questo comporta dei rischi. Allora, tu non mi piaci per niente, sono troppi, stanno diventando troppi, sì, e ora sono un po' di meno, però sono lo stesso troppi. Basta, stop. Ok, ho schiacciato il pulsante. E siamo... sono partite scarse. Cioè, per il momento, bursting sack. No. Voglio qualcosa di più buono. Vediamo se riesco ad ottenere una batteria. Sarebbe gradita una batteria. Grazie per avermi fatto spendere tutti i soldi. E partiamo con le altre ondate. Ok, Eevee, mi dispiace, ma mi stai veramente creando un sacco di problemi oggi. Non so il perché. Attenzione. Sto facendo cose molto rischiose in questo momento. Deadbird, aiutami. Ecco, qua mi sarebbe stato utile Bursting Sack. Attenzione. Sto seriamente subendo fin troppo danno. Sono molto preoccupato. Attenzione. Ok. Mi sa che siamo davanti a un bel problema. Ovvero siamo quasi al punto di morte. Bel colpo, complimenti. Molto onesto da parte tua, Edmund. Almeno hai poca vita. Poi Cage.
Sembra giusto, bello Cage. Mi piace combattere contro Cage. Proprio quello che ha un casino di vita, che lascia il liquame verde in giro. Ok. O otteniamo un oggetto assurdo nel patto con il diavolo, oppure niente. Io mi nascondo qui. Attenzione. Ah, puoi a quanto pare anche andare lì, in questo posto molto stretto. Ah, rinunciando alla tua hitbox. Ok, mi sembra onesto da parte tua. Quando muori, per favore, puoi dirmelo? Mandarmi un'email, qualcosa del genere? Quanto mi servirebbe Unicorn Stamp? Io vorrei... Forse questo sarebbe uno degli oggetti migliori. Perché ora ho un buon coltello che mi potrebbe aiutare un po'. Ok. Vai. Questo sarà... Non è difficile, però sarà molto noioso. Un brimstone e mi fai felice. Se mi dai un brimstone mi rendi felice. Oppure tipo 9 lives più un altro oggetto di Guppy. Mi farebbe una persona felice. Tanto forse faccio prima così con il coltello. Ok. Perfetto. Ah, ho subito danno. Meglio prenderne uno di questi. Aia. Prendo a prenderne un altro. Meno male che grazie a Gimpy tutto questo è possibile. Se no io sarei già morto e non sarei per niente felice. Ok. Vai col patto con il diavolo. Che sia un buon patto con il diavolo. Sì, è buono. È decisamente buono. Mom's Knife. Oh, che bello. Non lo posso prendere, sfortunatamente, perché ho già completato tutto con Giuda. Sarebbe stupido prenderlo. Prenderei Halo. Ovviamente poi mi passa davanti Growth Hormones, che non posso più prendere perché ho già preso Halo, che è un all startup però non decente. Comunque, ok, Mom's Knife, fantastico. Magic Mash, anche questo, fantastico. Ci manca tipo... un Demon Judgment, più una chiave in sconto, che mi permette di entrare qui dentro per prendere intanto un'altra chiave. Ok, 1, 2, 3, grazie Gimpy. Eutanasia. Che cazzo però. Perché prendo sempre eutanasia quando... Aspetta, posso rirollarlo con il D6. Rip però eutanasia, che cavolo. Curse of the Tower. Ok, abbiamo due cose da rirollare a quanto pare. Ok. Bravo. Mi hai dato una grande mano. Ok. No, maledizione. Ma che cavolo di cosa è? Che stregoneria è mai questa? Che acciderbolina di... Ok, allora uccidi questo. Ok, buono. C'è un altro champion, vero? Sì, è una talpa champion. Talpa champion, muori talpa champion. Ok, ho ucciso la talpa champion. Nah. Grazie Gimpy, sei molto gentile. Ok, allora, sto attento. Missing Page in fin dei conti ci sta aiutando. Anche se strano a dirsi. Attenzione. È da un po' che non uso Mom's Knife, come si può anche notare, percepire. Quindi devo un po' migliorare con la precisione di quest'arma. Ok, allora direi di rirollare qui. We need to go deeper. Non è esattamente quello che intendevo per buon oggetto.
Ok. Ehi. Tizio. Ok, sono un Mr. Fred. A me va benissimo. Ti posso attaccare anche in diagonale. Rip. Per te, intendo. You don't scare me. Ok. Allora, cosa facciamo qui? Vediamo se riusciamo ad ottenere una delle batterie. No, però questo qui è ottimo come oggetto. Però preferisco una batteria. Attenzione. Batteria, per favore. Sarebbe gradita una batteria. Una batteria. Nessuna batteria. Bello, mi piace. Mi piace quest'idea, sai come... Sì, esatto, proprio così. Prendiamoci uno Spirit Heart. Qua non possiamo rirollare. Sfortunatamente... il cuore della madre. Attenzione. Anzi, it leaves. Ah, accidenti. Ok, bene. Fatica. Ehi. Ok, mi piace anche questi, bella idea. Non posso nemmeno scappare da qualche parte. Bella idea. Krampus, easy. Lamp of Call, grazie mille. Qua abbiamo niente di che. Quindi potrei scendere. Curse of the Tower, ma anche no. Poi se li ottengo poi sotto Pyromaniac, io sclero. Ho anche Host Hat. Uno dei due, insomma. Il cuore, non lo, in teoria non lo voglio. O forse sì, in questo caso. Allora, facciamo così. Prendi questo. Dammi qualcosa. Potato peeler. Rischioso. Non c'è che dire. Stigmata. Però potrei ottenere un cube of meat quasi completo. 1, 2, 3. Rischioso lo è tantissimo. Però ormai l'ho fatto. Quindi vai. Forse la peggiore idea che abbia mai avuto in mente. Ok, allora fai così. Attenzione a quel tizio. Allora, Meat Boy, fai il tuo dovere. Fai il tuo dovere. Meat Boy, mi hai molto deluso. Non posso rirollare perché c'è quello lì che è buono e lo voglio. Ok, vediamo di non morire. Abbiamo mezzo cuore, vediamo di non morire, lol. Che spavento. Ok. Non è. Ok, non sento più ruggiti. Non sento più. No, chi è stato? No. Ok, vabbè. Sono curioso di vedere quant'è la nostra win streak. Meno 4. GG. Ok, per Eevee sarà per la prossima volta. Vabbè, ragazzi. Per questo video, che non è andato molto bene, è tutto. Vi chiedo di lasciare un mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!